Questo è un mondo senza cibo e cure per tutti. Ma per i gatti si ingaggiano chef personali e per i cani si pagano dentisti professionali. Al primo posto della classifica dei libri più letti resiste da 8 settimane il manuale pratico Scorreggiare senza cagarsi addosso. Al nord si progettano siti porno e i computer vanno a carbone e bestemmia. Al sud nascono solo bidelli e li pagano per rimanere pezzenti. Si vive nell'interregno tra due eri, tutti affaccendati tra cazzate mondiali e cagate galattiche. Timorosi di scoprire che Dio non sia affatto morto, ma stia solo aspettando di fare la sua grande entrée tra esplosioni vulcaniche e meteoriti infuocate. Nelle metafisiche piazze d'Italia, moltitudini di facce da culo. Negli stadi del mondo si urlava all'unisono l'inno dei campioni. E ciò nonostante, mai amai tanto mio amore mare di miele. Meglio la bellezza della verità, meglio ridere che conoscere, meglio amare che comprendere. Inventiamo il reale per non farci ammalare, fateci sognare, saremo felici lo stesso. Thank you.
Il bambino obeso giocava con un pallone dorato. In mezzo a una piazza di tavolini abbatteva anziani e gelati, ombrelloni e bicchieri. Un cameriere gli andava incontro, ma invece di cacciarlo iniziava a giocare con lui. Strano, pensava la gente. Forse aspettano che se ne occupi la polizia, che lo portino via. Forse il bambino è figlio di un camorrista in soggiorno obbligato. Fuggiva a palla al piede tra i carrugi col suo pallone adorato. C'è un effetto vertigo che manda avanti il cielo e indietro il barcone. Devono essere le nuvole. Il tempo si rallenta, respira, dondolando sul nulla. Nemmeno un Godzilla gigante a distruggere la Giudecca, nemmeno un Cristo a pelo d'acqua. E grazie a questo nulla ovunque posso immaginare tutto. Alla festa del tuo teorico amico, donne di sogno attendevano l'apocalisse, con tanga e mutandine tirate a torturare labbra infuocate. Solo le donne sanno cambiare, saltellando speranzose, danzando in giro tondo anche a questa festa di fine mondo. E benché tutto questo non abbia alcun senso, siamo così felici di essere al mondo, per vedere tutto questo niente di nulla di senso alcuno.
Come sarebbe bello se voi rimaneste giovani per sempre, e io invece no, per sempre. Falso, imbalsamato, sorridente, integrato, stile ricercato, fisico palestrato, fresco e profumato. L'uomo che non aveva mai pensato. Decadente ospedale, una scimmia con la testa di donna teneva la mano ad un piccione con la testa di bambino. Una balena con un tatuaggio in latino sulla fronte volava sopra ad un esercito di scimmie con la testa da uomo che marciavano in un paesaggio desolato. Davanti alla navata di una chiesa bombardata, un polpo con occhi da donna arringava la folla impugnando i simboli delle religioni scomparse. Uomini topo suonavano le campane a festa. Due cavallette con testa da uomo e occhiali misuravano i bambini appena nati all'ospedale, prescrivendo vaccini e medicine da somministrare. Le persone consapevoli della loro bruttezza si abbruttiscono con inconsce espressioni facciali orribili. Non sono poi così brutte come pensano di essere, ma si vestono malissimo e guardano dall'altra parte schifate quando passo. Le persone consapevoli della loro bellezza si abbelliscono sorridendo amabilmente, inconsciamente. Non sono poi così belle come pensano di essere, ma si vestono benissimo e mi guardano sorridendo ammiccanti quando passo. Thank you.
cielo è bello, è barbaro. Nessuno mi capisce, nessuno ha questo mondo. Eppure viaggiano i semi di pino, le gimnosperme, e trovano il limite della compassione. Ecco il cielo, le nuvole si stringono. È la proposizione del mio sognare, gocciola nel mio vegliare. Dar Stellen und nicht erklären. La natura è come una superficie coperta di cunei, ed ecco dunque perciò ogni poesia è già dimenticata. Ogni prova pluricellulare, anche voce del verbo, ad un scrupolo, la polpetta eucariota, mastico con la bocca aperta, guarda! Crispati, grandi labbra che cantano con il corpo intero.
Poi parte un'altra canzone, struggente, quella che fa "And the first time ever I lay with you, and the last till the end of time I love". E a quel punto vedo mutare lo sguardo di Kant, alza gli zigomi al cielo, ma è giorno, non ci pensa lui, vede solo lei che sta facendo qualcosa di importante, lui lo sa. Poi dunque chiude la tenda e a un certo punto guarda davanti a sé, nota un bicchiere sporco perché lui non aveva una cucina in casa. Kant preferiva mangiare fuori oppure dai suoi amici, perché pare avesse anche amici e persone che gli volevano bene. Ma il povero Kant entra e c'è rumore, vede una donna, ripensa alle canzoni di Roberta Flack, tutto è vuoto, non succede nulla. Che cos'è l'immaginazione trascendentale? Poi arriva la risposta, dice a proposito di una tavola apparecchiata come la coscienza fuori da casa sua per poter disporre di un ottimo servizio ai commensali. Kant che ascolta Roberta Flack, quella storia che finisce sotto al portone. Con quale confidenza dovremmo salire a casa di sconosciuti, buttandoci di mezzo sogni e delusioni, mentre sentiamo la puzza, quella già sentita, e dunque le conseguenze, così torni a casa, e dunque Kant che incontra Roberta Flack. Il gravitare, che solo in sto periodo sto imparando, come tutte le lezioni più importanti, non è particolarmente interessante, però mi fa capire qualcosa che mi spinge a blindare nel soggetto la donna oggetto. È dura, si diventa oggettivi, finalmente ci si prende responsabilità della propria imbecillità e solo così si capisce l'intelligenza. Guardonare la nudità a cazzo moscio, parlare di libertà sessuale, che delusioni ridicole, la vita è così bella, diventa ridicolo l'amore. E lui che dice di quando si innamorava e gli batteva il cuore e questo lo spaventava, l'ossessione spaventosa. Che cosa significa un'ossessione? Questa non è una domanda, questa